Scale. Questa volta però non analizzeremo una scala ben precisa, ma lavoreremo su un concetto che ci consentirà di trascendere proprio la scala per cercare di trovare dei fraseggi personali, quindi di arricchire il nostro bagaglio personale. Per farlo useremo sostanzialmente i famosi licks, che sono appunto delle cellule melodiche ripetute che vanno ad abbracciare poi intervalli di più scale contemporaneamente. Il primo che voglio mostrarvi è molto semplice, ha una diteggiatura formata dal primo dito, l'indice e il terzo dito, l'anulare, e lo ripetiamo su tutte e sei le corde, quindi partendo in quinta corda dal La, suoneremo la fondamentale, la seconda maggiore, la quarta giusta, la quinta giusta, la settima minore, l'ottava, adesso però la terza minore, la quarta giusta, la quinta giusta, la sesta maggiore e l'ottava, e poi volendo nuovamente la seconda maggiore. Quindi otteniamo questo tipo di sonorità che si può suonare sia su un accordo minore, perché come abbiamo visto alla terza minore, e sia su un accordo ad esempio di settima, perché ha proprio la settima di dominante, e sappiamo che su un accordo di dominante possiamo suonare anche la terza minore. Quindi, pur non essendo una scala a tutti gli effetti, si comporta come se lo fosse, quindi lo possiamo suonare per esempio terzinata, quartinata, sei note, a gruppi di otto note, e via dicendo. Così facendo abbiamo, con una posizione molto semplice, la possibilità di sviluppare un fraseggio molto veloce, molto libero, anche se quello che ci interessa maggiormente non è tanto la parte solamente puramente tecnica, ma anche la parte armonica, cioè capire che intervalli stiamo suonando in relazione a quali scale si possono allacciare. Di modo che quando vogliamo uscire da questa forma possiamo collegarla alle scale ad essa associata, per non rischiare insomma di diventare meccanici. Benissimo, un altro link che voglio presentarvi è un tantino diverso ma sempre molto semplice, e si basa sul concetto dell'avvicinamento cromatico, cioè quello che otteniamo quando ad esempio suoniamo un blues, ma anche un qualunque altro brano, in cui se stiamo in una tonalità, prendo ad esempio sempre il La, in questo caso un La settima, facciamo questo lavoro, cioè andiamo un semitono avanti per andare sull'accordo principale, oppure da un semitono dietro, quindi un avvicinamento cromatico dal basso, oppure sfruttando tutte e due le idee. Quindi se lo riportiamo da un punto di vista melodico, otteniamo questa sequenza di note. Cioè, suoniamo prima la tonica, poi un semitono avanti, poi un semitono dietro, o chiaramente possiamo utilizzarlo in diversi modi, quindi anche al contrario, prima il semitono avanti, poi il semitono dietro e poi la tonica. Più che la tonica,
in questo caso parliamo delle note di una scala che prendiamo come riferimento. Per esempio, una pentatonica minore avrà sempre delle note che si trovano sul quinto tasto, quindi possiamo sfruttare questo lick su un accordo minore, che poi è uno dei passaggi tipici anche del bebop. Per cui si presta molto bene anche, diciamo, in ambito jazzistico. L'ultimo invece che voglio presentarvi è sempre un link di tre note per corda, ed è, rispetto agli altri due, un po' più vicino ad una scala a tutti gli effetti. La posizione è 1-3, cioè come il primo, ma aggiungiamo il quarto dito e quindi andiamo a prendere subito la terza minore, aggiungiamo la sesta minore, seconda minore, la quinta diminuita, ossia anche la blue note, la settima minore nuovamente e di nuovo la terza minore. Soprattutto la prima parte, cioè la parte sui cantini, è molto bella perché sembra unire una scala dorica con una pentatonica minore blues. Poi in questo caso prendiamo una scala frigia, di nuovo una scala minore naturale e poi diciamo gli intervalli che possono appartenere a più scale. E quindi chiaramente con questi semplici passaggi uniamo contemporaneamente 3-4 scale diverse. Poi la cosa bella è unirli anche tra loro, quindi questi primi tre che abbiamo visto, unirli tra loro per creare degli effetti ancora più aperti, e naturalmente ce ne sono tantissimi altri che vi invito anche a scoprire personalmente, come 1-4, oppure 1-4 largo, cioè andando sulla terza maggiore, quindi nello spazio di 5 tasti. Chiaramente, ripeto, si possono unire tutti tra di loro. Benissimo, io vi lascio per non dilungarmi troppo, perché questo video pare che abbia già raggiunto i 7 minuti. E naturalmente vi invito sempre ad iscrivervi al canale e ad essere aggiornati tramite la campanella sulle notifiche. E vi annuncio anche il video della prossima settimana, che verterà sempre sul discorso delle scale esotiche, ma nello specifico sul mondo delle scale arabe, quindi le scale appartenenti al mondo della musica persiana. Grazie per avermi seguito, vi auguro sempre un buono studio e a presto. Ciao!